La quarta caratteristica è data dalla questione religiosa. Germani e latini erano diversi anche da questo punto di vista. Già prima di invadere l'impero, quasi tutti i popoli germanici si erano convertiti al cristianesimo, abbracciando però l'arianesimo, che il concilio di Nicea nel 325 d.C. aveva condannato come eresia. Le popolazioni latine erano invece cattoliche. Gli inevitabili contrasti religiosi si fecero meno intensi quando i Germani, grazie alla mediazione della Chiesa di Roma, iniziarono a convertirsi al cattolicesimo. La conversione di alcune popolazioni germaniche, come i Franchi, favorì l'integrazione tra latini e germani, sia sul piano politico sia su quello sociale. La quinta e ultima caratteristica comune ai regni romano-germanici è la reciproca influenza tra le due componenti, resa possibile da una convivenza relativamente pacifica. Da una parte i Germani, che avevano nutrito grande ammirazione per la cultura e la civiltà latine sin dai tempi in cui avevano iniziato a premere lungo i confini dell'impero, iniziarono a vivere secondo usi e costumi romaneggianti e adottarono leggi codificate. Dall'altra, i Romani subirono un forte influsso da parte dei Germani, soprattutto nell'istruzione delle classi dirigenti, in cui si diffuse un'educazione di stampo militare sull'esempio germanico. And that's all, folks.